un messaggio di solidarietà oggi la sua presenza insieme a quella del Presidente. Sì, più che solidarietà, che E vicinanza, ovviamente è insomma. fuori discussione, è vicinanza, è tentativo di guardare i problemi da vicino, è uno sforzo che noi facciamo per dire alla popolazione che siamo vicini alla popolazione anche nei bisogni più minuti e spero soprattutto che quanto si farà in futuro riuscirà a dare tranquillità a quest'area, che era un'area che viveva in un clima molto sereno, in un clima molto vitale dal punto di vista anche economico. Questo è il nostro obiettivo e su questo stiamo lavorando. Fra poco saremo a San Fratello, dove la frana purtroppo è un dramma ed è un problema, e per non parlare degli altri comuni, ce ne sono 23, mi pare, nell'ultima ordinanza interessata, come dire, alla pioggia straordinaria di qualche settimana fa. E la cifra è certamente al di fuori dei limiti anche del bilancio regionale, figuriamoci, non bastano tutti i FAS per questo. E c'è bisogno quindi di un impegno straordinario, che vale anche per Genova, per carità, il Veneto e gli altri territori a rischio che abbiamo nel nostro paese sono tantissimi, le costruzioni, una messa in sicurezza seria, una prevenzione richiede miliardi e miliardi di euro, non possono esserci dall'oggi al domani, quindi ci vuole un impegno particolare. Sarà una parte, come dire, delle tasse sulla benzina, che non c'è bisogno che aumenti, cioè ne incassa tante lo Stato, e comunque vedano loro, ci mettono nelle condizioni di prevenire e di mettere in sicurezza. Questo è il discorso, il primo discorso che faremo, perché purtroppo riguarda oltre che i territori.